Amazon ha una delle migliori strategie per prendere i tuoi soldi. Quante volte ti è capitato di vedere un prodotto da voler acquistare tra qualche settimana e leggere ad esempio disponibilità solo 2? Ecco, in quel momento non sai che cosa fare, non vorresti magari acquistarlo in quel preciso momento, ma tra una settimana il prodotto potrebbe non essere più disponibile o potrebbe non avere più quel prezzo. Ed ecco che prendi la tua carta, inserisci i dati e bam, acquisto effettuato. Ecco, questa situazione si verifica perché tendiamo a desiderare immediatamente un prodotto o un servizio quando è visto come difficile da ottenere, raro o che presto potrebbe non essere più disponibile. Dovresti quindi applicare questo principio con etica all'interno del tuo business e ti mostro qualche esempio. Nel caso di un webinar, ad esempio, inserire un limite di iscrizione per evento live attirerà molti più partecipanti. Nel caso di un prodotto fisico, potresti invece mostrare quanti pezzi di un prodotto sono rimanenti in stock in tempo reale. Ovviamente tutto deve essere vero. Nel caso della vendita di un servizio, potresti voler seguire solo 5 persone, 10 persone all'anno, e questo creerebbe un senso di scarsità e potrebbe aumentare ovviamente i tuoi prezzi. Questo principio può essere applicato per qualsiasi modello di business. E quindi tu lo stai già utilizzando oppure no?